Ragazzi, porca puzzarda, vedete quel pazzo lì giù? Ecco, io sono un gatto invece, io lo sto spiando con questo gatto. Ovviamente sono solo un gatto, lui non mi può vedere perché sono disguisato. Questo magico comando bellissimo che c'è su Minecraft per poterti disguisare è magico e bellissimo. E gli ho detto di costruire una casa perché ci sarebbe servito per un video. Solo che io ho fatto finta di essermi scordato di mettergli la creativa. Quindi adesso lui praticamente, poverino, sta costruendo tutto quanto in survival. Quindi vedete, sta pure scavando. Oddio, però i gatti magari non possono volare. Dunis, Dunis, che stupido. Cioè, a volte sono proprio stupidino. Un pochino, dai, un pochino. Mettete un emoji del cervello se pensate che sono stupido. Esiste? Sì, esiste in teoria, dai. Mettete un emoji che ci sta sempre l'emoji. Perché poi sono belli i commentino con tante emoji. Piacciono tantissimo i commenti con tante emoji, molto belli. Allora, cosa sta facendo adesso? Però dobbiamo fare gli scherzetti, ragazzi. Dobbiamo, tipo, io mi prenderei pure la pozione di... la pozioncina. Questa qua, tipo di... No, però questa è brutta, ecco, tipo queste robe qua di leaping. Ma cos'è questa pozione? Se io invece scrivo poison, mi dà le pozioni di poison, capito? Quindi queste sono bellissime, tipo questa roba qua. Ecco, adesso sarò un gatto che gli tirerà. Ok, gli ho dato... porca puzzarda! Stavo avendo qualcosa in mano. Però lui, vedete, praticamente qua voi non vedete perché lo disattivate le particelle. Ma ci c'è una particella che continua a fare zzzzrrr, tutto quanto così qua in giro. Fidatevi di me, è proprio così. E se io gli tiro questa? No, che bello, povero Pollo, sta morendo. No, 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 ha visto che questo gatto si stava comportando in modo strano, ragazzi. Cambio di piani, cambio di piani. Slash di, mi devo trasformare in un... in cosa mi trasformo? In un bot, che questo può pure volare. No, in un bot? No, in un bot, ho detto. Che mi trasformo nel bot di Discord, ragazzi. Poi sono Rino, come... Sono Gian Giuberto, perché io... Vabbè, insomma, se non siete venuti nel nostro server Discord, venite, che ci siamo... Che a volte entriamo anche nelle pubbliche e parliamo con voi. Allora, vediamo un attimo. Certo che ha proprio un gusto estetico veramente brutto, senza colori, bianco e nero. Cioè, cos'è proprio la sua visione del mondo, bianco e nero? Non ha estremi, comunque. Scherzo, ovviamente, non prendete come vere queste parole, perché non sono minimamente vere. Però potrei prendere un arrow, anche le frecce, perché ci stanno queste frecce. Però di veleno. Però potrei dargli anche un qualcos'altro, tipo... ma com'è che si dice arco? Scusate, seriamente, non mi sto ricordando. Dai, che deficiente. Arco, Dunis, l'arco, com'è che l'arco? Però la balestra, la crossbarrow. La crossbarrow è proprio... è l'arco, il bow. Perché non me lo ricordavo? Sono proprio bow. Cioè, proprio stupido. Guardate. Non ha visto nessuno. Non è che mi ha visto, vero? Cioè, nel senso... Infatti si sta chiedendo adesso... Ma da dove, caspita, è potuta mai venire questa freccia? Cioè, è proprio strana come cosa, no? Dopotutto... Insomma, cioè, è strano comunque che capitino queste cose, no? Sì, anzi, vediamo cosa dice, se sta costruendo oppure no. Adesso lo sposto per vedere un attimo cosa dice. Gabri, ciao. Dunis, ciao. Allora, dimmi un po', come sta procedendo la costruzione della casa? Qualcuno mi ammazza a casa da solo, cioè, mi ha lanciato il veleno, non lo so, qualcuno, non so chi è, o una strega, però è giorno, non lo so. Oddio, mi dispiace molto per questa cosa, sinceramente non... È pure a me. Vabbè, nel caso, Gabri, guarda, potremmo anche cercare di capire un attimo chi è appena entro nel server. Quindi, però, scusami. Posso entrare adesso? Magari dopo. Ma tu come fai a prendere danno, scusami? Sono in survival. Ah, mi sono dimenticato, porca miseria, scusami. Porca miseria, beh, scusa, non ti sento bene comunque, parla un po' ma più. Ma come? Mannaggia te. Comunque mi dispiace, poi magari... Ma tu stai costruendo la casa, giusto? Sì, sto costruendo. Ok, quindi puoi continuare a costruire o ti dà fastidio questa strega, come hai detto tu? Ma no, non tanto. Ok, quindi bravo. Se la trovo l'ammazzo. Eh beh, certo, giustamente. Ma vedo delle particelle che volano, ma cosa? Mi dispiace, Gabri, guarda, io le particelle non... Jump boost mi ha dato. Dove? In che senso ti ha dato jump boost? Delle particelle mi hanno dato jump boost. Ah, quindi una cosa buona. Sarà una strega buona, no? Mi sa, vabbè, almeno quello. Esatto, dai, bene. Vabbè, sono vado, contento. Ciao. Ciao, ciao. Ok, adesso invece gli do il poison. Adesso, ragazzi, le vedete pure voi le particelle, perché le avevo disabilitate. Perché magari su Minecraft danno fastidio. Tipo io quando mi metto la night vision per vedere durante la notte, danno fastidio, tipo, no? E quindi ho detto, ma disabilitiamole per sicurezza. Vediamo un attimo che cosa pensa lui, perché io sto continuando a tirargli frecce su frecce. Ah!
Mi ha visto che era un pipistrello. Forse pensa che ci siano i vampiri su Minecraft. Chissà, può essere, no? Ops, scusate, ho rotto il microfono. Mi sentite adesso, no? Perché adesso vedete che non mi sentite nemmeno più. Adesso gli posiziono una barca proprio qua. Ah, il pipistrello gli ha posizionato una barca. Ma scusami, come ha fatto a tirarla giù? Ok, perfetto. Adesso non la vede. Ma è stupido. Cosa sta facendo? Adesso gli dice, ma da dove stanno arrivando tutte queste barche? Porca puzzarda. Tutte queste barche. Dove sta andando? Ragazzi, è impazzito. Perché sta usando la barca che gli ho messo? Dove sta andando, ragazzi? Dovrebbe costruire la casa. Perché sta facendo questa cosa? Questo è un aspetto molto particolare e strano. Non lo so, non mi fido molto di questa creatura. Gabri, cosa sta facendo? Perché sta entrando in questa caverna da pazzi? Ah! Aiuto! Il pipistrello qua è normale, quindi va bene. Non dovrebbe sospettare di niente. Cosa ha in mente di fare? Perché sta ammazzando i polli? Scusa, non dovrebbe... Si è arrabbiato forse perché ci sono le barche che si... Forse si è spaventato... No, 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 non mi dite. Si è trasformato di nuovo in un lama. Questo è il sintomo del dio lama. Che peraltro stiamo arrivando a capo di questa faccenda. Forse noi stiamo sospettando che potrebbe essere sempre più Inv questo dio lama. Inv, Laker Inv, quello che ci è sempre entrato nei mondi di Minecraft. Oh, porca puzzarda, si è messa cose strane. No, ragazzi, ho paura, ho sempre più paura. Dovrebbe... Ah! Oh. Madonna, questa musica comunque, scusatemi tanto per questa musica che ogni volta va alle stelle proprio in modo assurdamente assurdo. Ma cioè, scusatemi, ma non è normale comunque, cioè voi ve lo vedete. Ora, fa anche un po' ridere, però ecco, non è normale come cosa, no? Cioè poi, non lo so, magari se a voi... È partito, avete visto, è diventata un tratto. È diventata una macchina di super, no? Avete presente le macchine super che vanno vrrrum? Adesso immaginatevi il lama che va vrrrum, 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 vrrrum. Ecco, così uguale, ragazzi, uguale, identico. Cioè, porca puzzarda, comunque, non è normale. Dovrebbe costruire, adesso lo sposto per vedere se costruisce. Se mi dice che costruisce, guardate, io mi arrabbio. Gabri, ciao. Dunis, cosa staresti facendo? Dimmi un po'. Sto costruendo. Ah, stai costruendo. Sì. In che modo stai costruendo? Dimmi un po'. In modo normale, ora vado. Come si permette in modo normale? Con questo tono di presunzione nei miei confronti di Dunisu. Cioè, come si permette? Una persona così dovrebbe essere immediatamente, ragazzi. Non ha meriti. Non può essere. Cioè, nel senso, vi rendete conto? No, è completamente illegale ciò che sta facendo. Cioè dovrebbe essere proprio punita per questo suo grande aspetto che ha appena fatto. Mannaro schifoso che non si deve mai più permettere. Adesso si dovrebbe fare due domande. Ok, se le sta facendo forse. Però sapete cosa? Non mi interessa. Adesso gli faccio venire io la voglia di prendermi per il sedere. Adesso guardate cosa gli faccio fare. Mannaggia, lui che adesso arriva il pipistrello che gli dà No, non vale, però si è messo... Mannaggia, che gli devo fare pure effect. Clear Gabriel-less. Ok, perfetto. No, queste cose comunque non le potrebbe fare, eh. Cioè, nel senso, fa proprio... Dai, mi devo tippare da lui adesso, mannaggia. Oh. Forza! Ok, bene. Forse pensa che sia il dio lama, ragazzi. Può essere, eh. Può essere che magari pensi questa cosa. Cioè, nel senso, sarebbe anche normale per lui. Perché a volte il dio lama si vendica contro di lui, no? No, cioè, normale. Cosa stiamo facendo, ragazzi? Secondo me si sta cagando addosso, ragazzi. Stupido! Cosa hai intenzione di fare? No, ragazzi, sto morendo troppo. Le pozioni di veleno, vai. Poi, tipo queste, le balestre male, marce. Proprio queste. Secondo me si sta impazzendo, comunque. Come un computer che ha un bug, tipo, che proprio fa... Dentro il suo cervello è così in questo momento. Secondo me non sta essendo normale. Ma vabbè, eccoci. E di nuovo, mannaggia lui che gli devo fare ogni volta effect clear. Ma come fa a fare ste robe? Cioè, veramente schifoso. Mannaro, schifoso, puzzardo, idiota, puzzardone, schifoso, che puzza di letame di cavallo. Andato a male, peraltro, no? Vabbè, spostiamo un'ultima volta, anche se ne dubito che lui possa parlare. Pronto, Gabri? Sì. Tutto Dunis. Bene, stai costruendo? Oddio, sta tutto bene? Sì, tutto bene. Parla ad alta voce, però. Io parlo ad alta voce.
Ok, bene. Cosa staresti facendo? Stai Eh no, costruendo? sto costruendo, però c'è un pipistrello. Non è che potrebbe essere qualcuno che mi vuole fare uno scherzo? No, io, ma quando mai? Cioè, nel Mm, senso, questa. dov'è? Io sto aspetto comunque. Vabbè, tu sospetta quello che vuoi, ma nel senso, vai a quel paese, ecco, il video finisce qua, ciao.